Allora, io sono in contatto permanente con tutti i sindaci. Ieri sera abbiamo fatto una teleconferenza molto importante. Abbiamo istituito il tavolo tecnico politico per la TAP. Ovviamente la questione, chiariamoci, non riguarda gli ulivi in sé per sé. Tutta l'Italia sta ascoltando una versione dei fatti che ridicolizza la questione TAP. Noi spostiamo tranquillamente gli ulivi quando è necessario fare delle opere e poi li ripiantiamo nei luoghi nei luoghi dove questi lavori vengono effettuati. Quindi la questione non riguarda gli ulivi. Certo, stiamo subendo un abuso da parte del governo che intende localizzare l'opera in un luogo dove la comunità locale invece aveva progetti di natura turistica. È vero che questo gasdotto va sotto la spiaggia, ma 20 miliardi di metri cubi sotto la schiena dei turisti su una delle più belle spiagge dell'Adriatico per la comunità locale sono un errore, perché questo potrebbe fermare lo sviluppo turistico. Naturalmente io, come sempre, siccome oggi vengo rappresentato dal Ministro dell'Ambiente come uno che si contrappone alla legge, ecco, Galletti, prima di dire cose del genere forse dovrebbe guardare ad una vita intera. Io non sono andato in quel cantiere, nonostante la voglia di essere al fianco delle popolazioni e dei sindaci, proprio perché io non mi sono mai contrapposto alla polizia. La polizia per me ha un valore che potete solo immaginare, che quelli sono i poliziotti salentini con i quali abbiamo fatto la lotta alla Sacra Corona Unita. Vederli schierati dallo Stato contro i sindaci e contro le famiglie e i bambini mi è sembrato davvero un errore gravissimo. Io credo che c'è un problema che si ripropone, che è il rapporto con il territorio quando si fanno scelte che sono scelte importanti e necessarie per la prospettiva del Paese, che bisogna sempre avere una grande attenzione ai percorsi democratici e al coinvolgimento e alla condivisione dei territori nei quali si interviene. Resta questo il tema in questo caso come in altre opere di questo nostro Paese. Penso che mentre non vada perseguita un'idea che è nessun'opera mai, sia invece fondamentale farlo con un percorso democratico di coinvolgimento.